Ho il piacere di presentarvi Lorenzo Troccia e Alessandro Arnone della Tribute Band di Ligabue, Fuori Tempo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora ragazzi, è interessante notare come voi abbiate scelto il nome della band, che è Fuori Tempo. Parlateci un po' della vostra band. Perché si chiama Fuori Tempo? Perché è una scelta, come dire, un po' interessante, ecco. Diciamo che il percorso prima di diventare Fuori Tempo è, diciamo, abbastanza lungo, perché la band nasce nel 2004, ma non nasce come Fuori Tempo, ma nasce come Sopravvissuti e Sopravviventi. Poi purtroppo per una diatriba di nomi, nel senso c'era già un altro gruppo che si chiamava Sopravvissuti e Sopravviventi, che aveva, diciamo, registrato il nome, quindi un bel giorno ci hanno chiamato e ci hanno detto: vi dovete levare questo nome. E quindi la legge era dalla loro parte. Esattamente. E quindi da quel giorno abbiamo deciso di cambiare nome e ci siamo chiamati Fuori Tempo. Ecco, quindi loro, perché proprio perché si arriva di Fuori Tempo rispetto all'altra band. No, no, vabbè. Però sì, guarda il caso, la sicuramente provvidenza. Un po' in ritardo. Eccoci qua. Ma quindi tu sei tu che parli, Alessandro, invece Lorenzo che dice? Perché lui non c'era dall'inizio, no? Esatto. No, 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 io sono subentrato dopo. E però direi che Fuori Tempo è più che azzeccato, soprattutto anche tu sei Fuori Tempo, sei diventato Fuori Tempo. Sì, vabbè. Assolutamente, sì, sì, sì. Estremamente Fuori Tempo. E quindi come è nata? Perenne. Cioè, quindi è nata così, cioè, quanti siete nella band? In origine eravate 3, 4? No, eravamo 5 persone. 5 persone. Poi adesso siamo diventati 7. 7 persone. 7 persone. Addirittura ci siamo 7... allargati, sì. Ah, ecco, perché di solito si diceva si smembra e poi dopo diventano 3, 4, oppure rimangono su quel numero, invece voi da 5 siete passati a 7. Esattamente. Perché per fare una canzone di Ligabue servono 7 persone. Beh, diciamo, per farla con un certo criterio. Esatto, con un certo criterio, con tutti i suoni, con tutte quelle chicche che mette lui nelle canzoni, ovviamente. Diciamo anche per evitare di avere troppa roba preregistrata. Esattamente, per essere i più fedeli possibili alle canzoni che... Ecco, poi... diciamo, fate una sorta di mini ricostruzione musicologica. Esatto, esatto, esatto. Quindi andate un po' a riprendere proprio... Quindi non è che voi i testi li ritrattate, cioè li volete riprendere fedelmente proprio dall'artista. No, no, esatto, perché poi bisogna fare anche un appunto tra tribute band e cover band. La cover band è quella che cerca di riadattare i pezzi e li riarrangia. Invece la tribute band è quella che cerca di essere il più fedele possibile a quello che è l'artista che cerca di riproporre poi al pubblico. Ecco, quindi abbiamo detto, come ho detto prima, una piccola ricerca musicologica. Esatto, esatto. Se esatto, così esatto. Si può dire. Allora ragazzi, poi anche tu Alessandro, che brani ci state portando? Che testo ci portate oggi qui al By Night? Sulla mia strada. Allora, raccontateci un po' di Sulla mia strada, cioè, perché secondo me ogni artista ha la sua canzone, ognuno interpreta la canzone come vuole. Cosa dice a voi Sulla mia strada? Voglio cominciare però prima da Lorenzo. Beh, Sulla mia strada sicuramente è uno dei pezzi simbolo di Ligabue. Sicuramente verrà più ricordato per Certe notti e altre canzoni. Ma a voi questo non interessa, a voi interessa altro. Non ce ne frega niente. Tanto che detto proprio francamente, a volte Certe notti sarà anche non suonata. Esatto. Però sicuramente è una canzone identificativa per Ligabue. L'ha detto anche lui più volte. Sulla mia strada è una canzone che lui ha scritto in un periodo un po' particolare della sua vita. È uno di quegli testi che un artista deve scrivere, sennò esplode. Esatto, esatto, esatto. È stato un testo che lui ha scritto in un momento un po' particolare. E poi insomma, sicuramente se vi andate a vedere qualche intervista è stato più esplicito, lui nel spiegare il motivo di questo brano. Però comunque è una canzone che a noi ci dà un senso un po' di libertà. Esatto, non... tu ci vedi un senso di libertà. Sì, invece Alessandro, tu cosa ci vedi? Un senso di libertà. No, vabbè, no. Diciamo che il senso della canzone alla fine è: tu devi andare per la tua strada senza curarti degli altri, di quello che possono pensare gli altri, ma devi essere te stesso e andare. È per questo che... E quindi è libertà. Esattamente, esattamente. Allora ragazzi, voi che ci state ascoltando, sicuramente non potete perdervi, diciamo,
l'esperienza artistica della, di questa tribute band dei Fuoritempo per l'appunto, quindi vi do chiaramente a voi che ci state seguendo qualche indicazione. Chiaramente per chi vedrà il video tutte le informazioni le ritroverà anche in sovraimpressione, però per chi gli amici che ci stanno ascoltando, magari chi è in macchina vuole saperne di più, può tranquillamente andare sul canale YouTube innanzitutto, che è Fuoritempo Roma, dove immagino ci saranno i vostri concerti, le videoclip. Assolutamente sì. Ed inoltre potete anche andare sugli altri social come Fuoritempo Roma, che è il contatto Facebook a cui dovete mettere assolutamente mi piace, e su Instagram Fuoritempo Roma per l'appunto. E per chi volesse contattare Lorenzo Alessandro, che oltre a Lorenzo Alessandro chi c'è poi? È il cantante Luigi De Gennaro. Perché c'è Alessandro che fa, cioè c'è Lorenzo che fa tipo sette, ci sono ben altre 5 persone da nominare. E nominiamole queste 5 persone. Allora ci abbiamo Gigi al cantante, che è il cantante alla voce. Gigi per gli amici. Tu Lorenzo fai la chitarra? Sì, chitarra. E tu Alessandro? Batteria. Ecco, quindi abbiamo Gigi che canta. Poi? Luigi Frank De Gennaro per l'esattezza. Luigi Frank. Esatto, poi abbiamo Lorenzo De Angelis all'altra chitarra, Marco Le Borogna all'altra chitarra ancora. Tre chitarre. Esatto, per i motivi di cui sopra. E poi abbiamo al basso Walter Pandolfi. Esatto. Alla batteria qui presente Alessandro Arnone. E alla fine c'è Lorenzo Droccia. No. E poi c'è alle tastiere Giovanni Corsi. Ecco. Che è messo in fondo, ma non è esatto. In ordine di grado, insomma. E infatti ultimo ma non ultimo, ecco. Diciamolo qui. Allora, quindi oltre, ripeto, l'email che è fuoritemporoma@gmail.com, dovete assolutamente dare uno sguardo anche a YouTube, ripeto, perché lì c'è tutto il materiale che potete trovare, oltre a Instagram e chiaramente anche alla pagina Facebook. Ragazzi, innanzitutto è stato un piacere parlare con voi, parlare insomma anche della vostra passione, e io voglio che siate voi a presentare chiaramente il vostro la vostra canzone qui sulle onde radio di By Night Roma. Innanzitutto diciamo da dove viene, una registrazione fatta dal grandissimo concerto per i 10 anni? Esattamente, sì. Quindi un tributo sul tributo. Esatto, abbiamo fatto un tributo sul tributo, quindi è una registrazione fatta per l'evento dei 10 anni del gruppo. Allora ragazzi, qui su By Night Roma, il Fuoritempo presentano 1, 2, 3 Sulla mia strada. Sento più criminale, un po' più nuovo, un po' più uguale, mi vuole come vuole. Se chi mi vuole per cliente, chi non mi vuole mai per niente, e c'è chi vuole le mie scuse, che ciò che sono l'ha offeso. Dì un po', te come ti vogliono, dì un po', tu come ti vuoi, tu come ti vuoi. Sono vero abbastanza, sono vero abbastanza, per me qua, comunque vada, sempre sulla sua strada. Se chi mi vuole un po' più me stesso, è più profondo, più maledetto, e bravo padre, bravo a letto. Se chi mi vuole perfetto, di un po' te come ti vogliono, di un po' tu come ti vuoi, tu come ti vuoi.
abbastanza, nessuno aveva abbastanza. Un perde qua, comunque vada, sempre su con le mani. E sono nella abbastanza, un perde qua, comunque vada, sempre sulla sua strada.